Donaci, Signore, occhi per vedere la tua gloria. E di gloria e di luce parla San Paolo nella sua seconda lettera ai Corinti. Fratelli, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul cuore dei figli di Israele. Ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce nelle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. San Paolo si ispira al racconto della creazione per esprimere lo splendore della vocazione cristiana in questa magnifica pagina della lettera ai Corinti. Nella Genesi noi leggiamo, Dio disse sia la luce e la luce fu. Il mondo ha conosciuto lo splendore della luce. Paolo riprende quella espressione e scrive, e Dio che disse rifulga la luce nelle tenebre, rifulse nei nostri cuori, non solo dunque una luce che brilla nel creato, ma una luce che rifulse, che rifulge nei cuori. E questa luce è la luce di Cristo. Infatti questa luce fa risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo, Cristo luce del mondo. Qui Paolo probabilmente parla anche della sua esperienza quando una luce accecante lo ha bloccato nel suo cammino verso Damasco, lo ha buttato a terra, una luce profonda, accecante, che lo ha reso appunto cieco e che lo ha reso consapevole della presenza di Gesù, il risorto, e che ha cambiato la sua vita. Ecco, questa è la luce di cui parla Paolo, che rifulge però non solo nel suo cuore, ma nel cuore di ogni credente. Infatti, chi è in Cristo è una nuova creatura, è chiamato ad essere immagine di Dio. Grazie alla somiglianza a Gesù Cristo. L'uomo, infatti, ricordiamo ancora la Genesi, è stato creato immagine di Dio, dice la Genesi. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ora, come si realizza questo intento di Dio nella creazione, che l'uomo sia sua immagine? Soltanto Cristo, in realtà, è l'immagine perfetta del Padre. Noi siamo segnati purtroppo dalla ferita del peccato, ma possiamo recuperare lo splendore della creazione perché siamo chiamati a riflettere come uno specchio la gloria del Signore per venire trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria. Ecco come diventiamo immagini di Dio, come uno specchio. Non abbiamo una luce nostra, ma possiamo accogliere la luce di Gesù come fa uno specchio. Possiamo accogliere l'immagine di Gesù e diventare a nostra volta immagine del Padre. Ci sono due elementi per attuare questa nostra vocazione, chiamati a essere figli di Dio, e per esserlo dobbiamo essere specchio dell'immagine di Cristo.
Il primo elemento, la prima strada che permette a noi di diventare specchio di Gesù è la contemplazione del Signore, è mettere noi stessi davanti al volto di Gesù attraverso l'ascolto e la meditazione della Sua parola. Per specchiare la Sua gloria, infatti, è necessario contemplarlo, stare davanti a Lui. Ricordiamo un bellissimo versetto del Salmo: venite a Lui e sarete raggianti. La preghiera, la meditazione della Sua parola sono i mezzi normali per essere trasformati a somiglianza del Signore Gesù e a immagine di Dio. Diventiamo specchio quando dedichiamo del tempo, come facciamo anche al mattino, per rispecchiare il Suo volto, per ascoltare la sua parola. Ma c'è anche un secondo elemento importante che permette a noi questo cammino, questo passaggio di gloria in gloria. Questo secondo elemento è l'azione dello Spirito del Signore. Dobbiamo ben tenere in mente che non siamo noi che possiamo operare la trasformazione della nostra vita rendendola immagine di Dio, a somiglianza dell'immagine di Gesù. Se volessimo con le nostre forze imitare il Signore, la nostra rimarrebbe una imitazione superficiale, non autentica, per alcuni aspetti anche moralisticamente impegnata, ma non gioiosamente libera, come ha detto Paolo: dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. La libertà di essere specchio del Signore, la libertà di trasformare la nostra vita rendendola simile a quella di Gesù per compiere la nostra vocazione di essere immagine di Dio, è frutto esclusivamente dell'azione dello Spirito Santo. Se siamo docili all'azione dello Spirito Santo, veramente siamo trasformati nell'intimo, non è una trasformazione esteriore, non è l'assunzione di alcuni tratti, ma è un profondo radicamento che parte dalle intenzioni, dalle motivazioni, dai desideri, e questa è opera dello Spirito Santo. E ricordiamoci, non deve mai mancare nella nostra giornata una invocazione: vieni Spirito Santo. Vieni, manda da noi un raggio della tua luce. Ci ha promesso Gesù che possiamo essere certi che quando invochiamo lo Spirito Santo, quello è un dono che certamente il Padre ci dà. E allora potremo sperimentare la bellezza di essere specchio di quell'immagine di Cristo, che è immagine del Padre e che ci rende veri figli e dunque liberi. Ci rende amanti del Padre, gioiosamente certi di essere in cammino verso il compimento della nostra vita. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata.